A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. Buonasera. In un grande spazio di via Sacco e Vanzetti, confinante con la Modena Sassuolo e messo a disposizione da un privato, si svolgerà dal 15 al 17 luglio sulla Via Emilia per Woodstock, festival musicale con 70 band emergenti e note, tutte nate e attive lungo la Via Emilia. Fra gli artisti che parteciperanno, Ricky Portera ai nostri microfoni. Ricky, tu riesci a trovare tra tutte le tue cavalcate a livello intercontinentale anche il tempo per fare qualcosa in questo posto? È una cosa che secondo me ti ha preso. Beh, sai, la musica è la mia vita, quindi il tempo lo trovo per forza. E quando si nomina Woodstock, per me si nomina le origini, si nomina quello che mi ha iniziato, quello che mi ha dato l'amore per fare questo mestiere. Quindi, anche se ovviamente non sarà la stessa cosa, perché lì c'è stata la storia, il gotha di quello che è stata la musica mondiale, io penso che, se non è la stessa cosa, ricordare e rivivere in un qualche modo questi momenti di grande emozione, io penso che faccia bene all'anima, faccia bene soprattutto alla musica, in un momento in cui la musica è stata dimenticata. È stata dimenticata perché la musica oggi è diventata solamente un business, quindi non c'è più quell'emozione. Io non mi emoziono quando sento Modà, quando ascolto Modà, non riesco a emozionarmi. Non mi vengono i peli dritti come quando senti With a Little Help from My Friends fatta da Joe Cocker. Quindi, sai, c'è una differenza di intenzioni adesso. E grazie a Roberto, che è sempre un vulcano di idee, possiamo riportare alla luce magari qualche vecchia emozione facendo ascoltare, facendo partecipare a questo lieto evento. Band che magari possono dire la loro e magari possiamo scoprire anche qualcosa di nuovo, che non ci fanno vedere i talent, che non ci fanno vedere queste cose qua. Quindi è benvenuto questo. Partecipate. Stefano, allora siete quasi in fondo, e quasi in fondo vuol dire anche qualche numero, e probabilmente lo possiamo dire anche l'individuazione della location definitiva. Sì, allora abbiamo deciso di cambiare location, vista che quella precedente ce la ritenevamo un pochino limitante, sia come capienza di posti sia dal punto di vista logistico, e visto anche il buon andazzo delle prevendite, che per adesso sono, diciamo, ci incentivano a provare a fare meglio, provare a esagerare un po', abbiamo deciso per questo cambiamento, supportati anche dalle varie associazioni locali e dalle convenzioni che abbiamo stipulato con alcuni partner fino ad ora. La location sarà molto più ampia, però avete già il numero di coloro che si esibiranno? Sì, il numero di coloro che si esibiranno l'abbiamo già per certo, è uscita la scaletta negli scorsi giorni. Cominceremo venerdì pomeriggio, ci saranno una decina di band emergenti venerdì, mentre ce ne saranno una trentina sia nelle giornate di sabato che di domenica, dove la musica comincerà alle 10 del mattino e andrà avanti fino a notte inoltrata, diciamo. È tutto pronto, quindi manca solo che la macchina organizzativa si metta in moto. Esatto, noi ci siamo quasi, stiamo solamente aspettando. A questo punto manca solo la gente, che venga in grandissima affluenza, e solo loro possono rendere questo evento veramente storico, diciamo, come è stato per la prima Woodstock. Sono stati annunciati i corti cinematografici finalisti della prima edizione dell'ennesimo Film Festival, che il 27, 28 e 29 maggio saranno proiettati al Teatro Astoria con ingresso gratuito. Nella lista compaiono cortometraggi già vincitori di altri film festival in giro per il mondo. Presente anche una Palma d'Oro della scorsa edizione del Festival di Cannes. Nel fine settimana il Maggio Fioranese propone il sabato un altro incontro del ciclo Dire, Fare e Imparare al Teatro Astoria alle 17 con Paolo Wilhelm, esperto di rugby, sul concetto di fare squadra. Il Festival Latino Caraibico dalle 21 in Piazza Menotti, e la domenica alle 16.30 alla Storia lo spettacolo Storie di Terroni. In serata in piazza Festival Ballet a cura della Dancing Time di Fiorano. Il 22 maggio si tiene una caccia al tesoro ciclistica a squadra a Spezzano, organizzata dalla Proloco di Fiorano. Il ritrovo è alle 9 in Piazza Falcone Borsellino e le iscrizioni si effettuano alla baita del Parco Roccavilla di Crociale. Passiamo allo sport.
Si salva all'ultimo minuto e dopo i tempi supplementari il Fiorano Calcio, che resta in eccellenza dopo un drammatico spareggio con il Palavicino. Gli allievi 99 del Fiorano, invece, vanno a giocarsi il primo posto nel loro campionato, nella finale play-off contro San Faustino Rosselli. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci alla prossima settimana. Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende.